Salve a tutti youtubers, qui è Caleco84 e non siamo su Space Engineer. Infatti siamo su YouTube e stiamo guardando un video di Space Engineer fatto proprio dalla King Software House. In questo video vediamo il primo prototipo di intelligenza artificiale. Infatti, come vedete, è stato creato una sorta di percorso. Si clicca un punto su questa piattaforma e l'omino, che vedete è un bot, si dirige per i fatti suoi, calcola da solo un percorso per arrivare a quel punto e ci va. Cosa significa questo? Questo è appunto il primo prototipo di intelligenza artificiale. Quando si crea un'intelligenza artificiale si decide di solito da dove partire. Se è un'intelligenza artificiale che deve parlare, si inizia col dargli i vocaboli principali, le lettere, eccetera. Se è un'intelligenza che deve compiere delle azioni, muoversi in un mondo, di solito si inizia col pathfinding, che vuol dire tu devi andare qui, in automatico ti devi trovare il percorso giusto per arrivarci. La sostanza è quella. Poi si andranno a cose più avanti, complicate, eccetera, ma questa è la base e devo dire che sì, potrebbe essere migliore, ma è già fatta un granché. Cioè, è già fatta veramente bene, assolutamente nulla da dire. Cosa significa questo? Beh, gli sviluppatori avevano iniziato, cioè nei primi tempi, quando tutta la comunità gli chiedeva l'intelligenza artificiale, gli alieni, i pirati spaziali, tutte queste cose qui, diceva no. Semplicemente, il gioco non è presupposto per avere l'intelligenza artificiale, questo è un gioco sulla creazione, se volete fare le cose di pirati spaziali, fate voi pirati spaziali, non rompeteci le balle. Ovviamente detto in maniera molto più gentile, molto più tecnica, ma la sostanza era quella. Invece il 3 dicembre esce questo video, il che significa che abbiamo insistito abbastanza da fargli dire probabilmente se creiamo l'intelligenza artificiale, diamo retta ai nostri iscritti, ai nostri acquirenti, per così dire, probabilmente venderemo anche di più. Diciamo che sostanzialmente è così che ragionano e sono ben felice che ragionino così. Ascoltare la propria base fan e credo che sia una delle cose più intelligenti che una qualsiasi casa di sviluppo possa fare e i ragazzi della King Software House sono veramente dei geni. Quindi possiamo aspettarci nel prossimo futuro di vedere arrivare l'intelligenza artificiale, quindi inserire bot, pirati spaziali, alieni, androidi, tutto quel cavolo che ci pare in questo gioco. Ma ovviamente non è finita qui. Infatti Marek Rosa ha anche postato qualcosa sul suo blog, sempre il 3 dicembre. Space Engineer Exploration and Call for Player Created Content. Ora, se sapete l'inglese potete tranquillamente andare al link che c'è nella descrizione, vi riporta questo blog. Oppure se non capite niente e non vi fidate del traduttore di Google, potete provare a fidarvi di me. Cerchiamo di tradurre un po' alla bella e meglio, eh? Allora, intanto esplorazione è chiamata per i contenuti creati dai giocatori. Ok. Una delle più grandi novità che aggiungeremo molto presto sarà l'esplorazione, assieme ai mondi super larghi e agli asteroidi procedurali. Più dettagli in blog futuri. Diciamo che sostanzialmente esplorazione, mondi super larghi vuol dire mondi enormi, esplorazione vuol dire esplorazione. Asteroidi procedurali in teoria dovrebbe essere che c'è un programma che crea degli asteroidi con forme e materiali sopra a random. Abbiamo bisogno del vostro feedback ed è per questo che ve lo stiamo dicendo prematuramente. Quindi non è una cosa che succederà domani, ma probabilmente fra qualche mese, se non addirittura qualche settimana, ma io sono molto positivista su queste cose, meglio non esagerare. Esplorazione. La novità, chiamiamola feature, perché fa figo feature, inglesizziamo un pochino. La feature dell'esplorazione aggiungerà un numero praticamente infinito di navi e stazioni. Io l'ho già letta questa cosa, quindi capirete. Al mondo di gioco. Quindi ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire, esplorare, acquisire o conquistare. Potete immaginarlo in questo modo. State viaggiando in una qualche direzione e trovate un asteroide. Quindi decidete di controllarlo e vedere se c'è qualcosa nei suoi tunnel o nella prossimità o sulla sua superficie. Oppure state semplicemente volando nello spazio completamente vuoto e boom! Un relitto perduto appare vicino a voi.
l'esplorazione è un upgrade di come funzionano i cargo ship, ovvero invece di spawnare solo cargo ship, spawna molta altra roba, spawnano asteroidi, spawnano basi spaziali, spawnano relitti, insomma di tutto. Poiché il gioco, il mondo di gioco ora conterrà milioni di navi, ovviamente voi potrete vederne e visitarne solo una frazione. La modalità esplorazione deve essere implementata in una maniera che sia CPU e RAM friendly, ovvero che non pesi direttamente sulla CPU e sulla RAM, se no ci fonde il processore e poi gli mandiamo il conto. Quindi queste navi saranno inserite e rimosse dal e nel gioco man mano che voi vi avvicinate o vi allontanate. In altre parole, solo una frazione di queste milioni di navi, come detto qua sopra, sarà soggetta alla simulazione fisica in ogni momento, ovvero ci sarà tipo una bolla attorno a voi, tutto ciò che entra in quella bolla sarà soggetto alla fisica e sarà spawnato, tutto il resto voi saprete che c'è ma non lo vedete perché è troppo lontano per voi. In questo modo le navi saranno spawnate in maniera procedurale e non consumeranno RAM. Solo le navi alterate diventeranno navi persistenti, ovvero danneggiare una nave, entrare in un cockpit, cambiare qualche valore nel terminale, farà sì che questa nave rimanga sempre lì, non despawnerà più, quindi peserà perennemente sulla vostra RAM. Quindi una volta che ne abbiamo hackerate 70-80, il nostro gioco non funziona più, mettiamola così. Potete volare per lunghi periodi di tempo e la vostra RAM non avrà problemi di utilizzo, l'utilizzo della vostra RAM non cambierà. Ovviamente se vedete una nave e non la toccate e ve ne andate via, questa verrà rimossa dalla RAM, cioè verrà cancellata, e poi tornate indietro, quindi se vi allontanate e tornate indietro, la nave sarà stata tolta, ma sempre la stessa nave sarà aggiunta a quella locazione. Non vi accorgerete della differenza, per voi tutte le navi sembreranno persistenti. Quindi noi ci allontaniamo, la nave sparisce, noi ci riavviciniamo, la nave riappare in quel preciso esatto punto o nella direzione in cui si stava dirigendo, come se fosse sempre stata lì. Noi non ce ne accorgeremo minimamente. Le navi non avranno un'intelligenza artificiale al momento, forse più avanti. Alcune avranno i reattori disabilitati, altre avranno torrette pronte ad aspettarvi e soltanto i cargo ship si muoveranno. E già questo è più che sufficiente, cioè, ok, shut up and take my money. Probabilmente se non avessi comprato il gioco fino adesso lo comprerei solo con questa premessa, di avere un universo vero sostanzialmente, enorme, gigantesco, con milioni di navi, milioni di stazioni, strutture all'interno che posso andare a esplorare, distruggere, conquistare, quel cavolo che ci pare. Immaginate il multiplayer in un mondo del genere. Ah, proprio mind blown. Ok, andiamo avanti. Call for player created content, chiamata per i contenuti creati dai giocatori. Dove raccatteremo tutte queste navi? Esatto, ci sono tre possibilità. Possiamo creare un generatore procedurale di navi e stazioni. Questo richiederà un sacco di lavoro addizionale e il risultato non sarà mai buono quanto ciò che può essere creato da una mente umana. Effettivamente, ammettiamolo, alcune delle creazioni che ci sono sul workshop sono da film e non sono repliche, quindi rendetevi conto. Possiamo assumere dozzine di designer che potrebbero disegnare appunto queste navi quando non stanno lavorando a nuovi scenari missioni, perché nel caso voi non lo sapeste, tempo fa, ma dovrebbe essere ancora attiva adesso, fino al 20 dovrebbe esserci il concorso, c'è un concorso nel quale vengono votati delle missioni e degli scenari fatti dai giocatori. Perché? Secondo me perché effettivamente vogliono vedere quale tipo di scenario piace e missioni piacciono di più ai giocatori di questo gioco, a noi della community, e probabilmente inizieranno a creare per il survival delle missioni più in là. Il che è un'altra figata che aggiunge un sacco di profondità al gioco perché ti dà uno scopo o vari scopi nel gioco. Perfetto.
Comunque, anche questo penso che sarebbe abbastanza dispendioso e porterebbe via un sacco di tempo. Opzione 3. Possiamo usare quello che la comunità di Space Engineer ha già creato. Più di 50.000 creazioni nello Steam Workshop e vi assicuro è un numero calato basso questo, perché secondo me sono più di 50.000. Browseremo tutte quante le navi, stazioni, blueprint e decideremo quali includere in Space Engineer. Ci piace la terza opzione e speriamo che per voi sia lo stesso. Effettivamente per me è già venduta così, va benissimo, non c'è bisogno che dici altro. Comunque, questa cosa che ho letto dopo mi piace anche di più. Ovvero, lo Steam Subscriber Agreement, non argument, agreement, ovvero il contratto che noi firmiamo quando creiamo il nostro conto di Steam, cioè nessuno di noi lo legge, e neanche io l'ho mai letto, ma so che sopra c'è scritto che tutte le creazioni del workshop possono essere prese dai proprietari del gioco e utilizzate a loro piacimento, sappiatelo. Difatti ci permette di includere tutte le creazioni del workshop nel nostro gioco, ok? Loro hanno legalmente il diritto di farlo, potrebbero farlo senza chiederci nulla. Ma siccome questa potrebbe essere una cosa grossa per alcune persone, ci potrebbero essere persone che non vogliono che la loro nave sia ficcata lì o che si sentirebbero a disagio, ovvio non è che possono andare persona per persona, abbiamo deciso di chiedere cosa ne pensa la comunità. Quindi per favore utilizzate questo sondaggio per aiutarci a decidere. Il sondaggio è questo. Vi lascio il link in descrizione anche di questo, andate qui. Io ho già votato ovviamente, potete immaginare, non vi dico cosa ho votato, ma potete immaginarlo. Comunque, se avete intenzione di partecipare a questo sondaggio, fatelo, il link in descrizione. Tutti coloro le cui creazioni saranno usate in Space Engineer avranno il loro nome nel Game Credit. Oi. Prendete le mie creazioni subito. Però per me c'è qualche problema forse, perché quali creazioni del workshop andremo a mettere in Space Engineer? Navi piccole e grandi, ok, asteroidi, basi sugli asteroidi, stazioni nascoste, operazioni minerarie, droni semiautomatici, eccetera. Ok, quindi tutte le creazioni. Solo performance friendly works, ovvero navi che non sono troppo pesanti. Hades non lo vedremo mai, rinunciamoci, non pensiamoci, passiamo oltre. Solo navi che non utilizzano mod e questo ha senso perché se, cioè, se mettono cose non vanilla nel gioco sarebbe un casino. E non third party intellectual property, ovvero non proprietà intellettuale di terze parti, ad esempio le navi di Star Wars, le repliche di qualsiasi altro videogioco, film, serie TV, cartone animato, non verranno inserite, devono essere creazioni genuine, create senza imitare nulla. Magari possono avere lo stile, probabilmente nessuno dirà nulla, però insomma, deve essere roba non copiata, mettiamola così. La funzione esplorazione sarà altamente moddabile e voi potrete aggiungere le vostre navi, anche quelle che utilizzano le mod, esattamente come quelle dei cargo che ci sono adesso. Se noi abbiamo un pacchetto mod che include i cargo ship che usano quelle mod, noi possiamo tranquillamente farlo spawnare, spawneranno con le mod che ci sono sopra. Sarà altamente moddabile. Questo funzionerà anche in multiplayer, ovviamente. E direi che questo è tutto. Ora, wow, io sinceramente non so che cosa dire perché parla da sé questo comunicato. Insomma, avremo effettivamente degli universi. In multiplayer probabilmente diventerà una cosa enorme, cioè insomma, già adesso si riescono a trovare server da un centinaio di giocatori in cui giocano circa 60-70 persone e vanno anche abbastanza lisci, senza troppi bug, tranquilli, e c'è abbastanza senso di spazio, cioè ci sono i vari beacon, sono molto distanti, prendi, viaggi da un beacon all'altro, da una stazione all'altra, fai gli scambi, eccetera. E già va bene. Immaginate magari un mega server con qualche migliaio
di persone sopra in uno di questi mondi super large. Cioè, wow! Non vedo l'ora di vedere cosa succederà. E sicuramente anche i vari survival che la gente farà adesso con questa nuova modalità saranno una figata, perché tu ti fai la tua base sul tuo asteroide, eccetera. Quando vedi che l'asteroide è finito e non ci sono più risorse, cosa fai? Prendi, raccogli armi e bagagli, abbandoni la tua base e te ne vai in un'altra, lasciando quella base lì. Poi magari più avanti arriverà un altro giocatore, troverà la tua base, si piazzerà lì, si farà la sua base per un po' e insomma andrà avanti così la cosa. È veramente una figata questa cosa. Io non vedo l'ora di vedere come andrà avanti questo gioco, perché assolutamente lo saprete, penso che lo sappiate, io gioco a questo gioco quasi, penso dal il primo, dopo il primo mese che questo gioco è uscito, io sono arrivato. E non mi ci sono più staccato da questo gioco, è una cosa assurda. Ci sono dei momenti in cui uno dice, sì, inizia a esserci noia, e combinazione, sempre in quei momenti spunta fuori una di queste novità. Una volta è spuntato il survival, poi è spuntato il multiplayer, adesso spunta questo. Insomma, ragazzi, questo gioco, è pienamente in salute e sta crescendo in una maniera incredibile, veramente i complimenti, se li meritano tutti. Comunque, direi che questo vlog, anche se non c'è la mia faccia da nessuna parte, può finire qui. Spero che l'abbiate trovato interessante. Ci tenevo a darvi queste notizie perché, a quanto pare, io pensavo che le sapessero tutti queste cose, ma l'IA pensavo la sapessero tutti, poi mi sono accorto che io stesso non sapevo di questa news e quindi ho pensato che probabilmente ci sono molti altri che non hanno idea di cosa sta bollendo in pentola e penso proprio che vi faccia piacere saperlo. In caso contrario vuol dire che ho fatto un video inutile, ma penso che ci sia un bel po' di gente che non lo sapeva. Quindi direi che posso concludere qui. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!